Domenica 6 ottobre 2024, ventisettesima del tempo ordinario. Gesù ci parla dell'unione dell'uomo e della donna. Buona domenica. Gesù in cammino verso Gerusalemme e in questo cammino fa tre annunci di passione. Il secondo lo abbiamo ascoltato due domeniche fa. E dice semplicemente Gesù che dovrà essere consegnato agli uomini e morire. Nel primo racconto, vi ricordate, Pietro si inalbera e dice non ti succederà mai questo. E Gesù a sua volta controbatte dicendo vieni dietro a me, Satana, cioè tentatore, perché il figlio dell'uomo è chiamato a offrire la sua vita. E poi c'è un secondo annuncio, ecco il brano di oggi, tratto dal capitolo 10 di Marco, fa seguito subito alla seconda dichiarazione di Gesù che verrà consegnato. I discepoli, vista la prima reazione, non reagiscono più, però, come dire, vengono provocati da quello che la gente chiede a Gesù nel loro cammino. In questo caso si tratta della legge mosaica per cui l'uomo poteva ripudiare la moglie. E allora i farisei si avvicinano a Gesù e gli chiedono per provocarlo, Mosè ci ha permesso di ripudiare la moglie, tu che cosa dici? Perché chiaramente se Gesù contesta una dichiarazione di Mosè, il grande condottiero, è reo di morte. E Gesù allora rifà tutto il percorso originario e cita il secondo brano della creazione tratto dalla Genesi, che leggeremo nella prima lettura, nel secondo capitolo appunto della Genesi, in cui Adamo viene invitato da Dio a dare il nome a tutte le cose, gli animali, ma non trova una compagnia adeguata a sé. Allora, Dio lo addormenta e trae dalla sua costola la donna. E quando si risveglia Adamo, guarda la donna e dice proprio come un innamorato, ecco, questa è carne della mia carne, con lei posso veramente parlare. Eppure il peccato dell'uomo aveva portato Mosè a modificare questa legge, che vale anche oggi. Si può ripudiare la moglie, cioè si può lasciare la moglie, si può andare altrove. E Gesù dice, in origine non era così, ma Mosè l'ha concesso per la durezza dei vostri cuori. Ricordo un'omelia di un sacerdote, quando ancora ero seminarista, che in un matrimonio disse ai due sposi oggi è il giorno più bello della vostra vita, ma in realtà è il giorno della vostra salvezza, perché sarete l'uno croce per l'altra e se resisterete alla croce che l'altro per voi, resisterete fino alla fine e sarete salvi. Ecco, in qualche modo è la sintesi di quello che ci vuole dire oggi il Vangelo. Il matrimonio è la grande via verso la santificazione, un percorso difficile. È un percorso in cui bisogna offrirsi all'altro, bisogna avere mitezza, pazienza e bisogna accettare quello che Gesù ha dichiarato ai suoi discepoli, cioè accettare di morire, morire all'altro. Perché la vita, dove noi pensiamo che sia la vita, magari cercandosi un'altra donna o cercando altre situazioni, in realtà è la morte. Soltanto morendo noi troviamo la vita, il grande mistero della passione e risurrezione di Gesù. Quindi l'annuncio di Gesù diventa di fatto ecco, un annuncio di salvezza, ma che passa attraverso la croce. Allora, la croce non è uno strumento di tortura, ma è un cammino che ognuno di noi è chiamato a fare, anche i sacerdoti, in maniera diversa, per arrivare a somigliare a Gesù, perché Cristo sia in noi, come dice San Paolo. Buona domenica.